Tu sei tranquillo per domani ai colloqui, no? Assolutamente sì. Magari è la volta buona che mi fai fare una bella figura. Di merda. Ecco, una bella figura di merda. Mi stai facendo fare. Buongiorno maestra. Hi. Si è fatta male? È la maestra d'inglese. Ah, vabbè. Come va mio figlio? Not very well, because he has problem in Italian, so with English. Che sta dicendo questo? Non ha neanche lingua sta Cristian, non la capisco. Che sta dicendo? Sta dicendo che vado bene, fidati che c'ho 8 in inglese. So, 2. Ha detto 2. No, ha detto che sono il secondo della classe. Vabbè, andiamo a vedere quell'altra. Buongiorno maestra, come va mio figlio? Signora, suo figlio ha delle difficoltà, ma lei a casa ogni tanto gliela dà una mano? Ma voglia che gli do una mano, in faccia, gli do la spalla. Deve fare di più signora, perché suo figlio ha un NC in pagella. Che c'ha? Un NC. E che significa? Non c'è male. Ah, vabbè, bravo, bravo, bravo. Ciao, buonasera. Salve, buongiorno, sono la mamma di Giuseppe, come va? Ah, Giuseppe, no, no, Giuseppe è un bel bambino. Finalmente. Bel bambino, veramente, bravo, intelligente. E poi mi aiuta sempre con la carta igienica. Come la carta igienica? Ma stai parlando col bidello. Salve, buongiorno, sono la mamma di Giuseppe. Dobbiamo fare il concerto o mi dici come va mio figlio? Signora, suo figlio è intelligente ma non si applica, sai che significa? Che è scemo, quest'anno niente regali a Natale. Ma... scordateli, quanto è vero Dio, scordati, mannaggia di muerte. Oh Giuseppe. Ma come sono andati con Loco e te? Benissimo. Ma come fai ad andare bene? Ma devi fare come me, devi far parlare solamente con educazione fisica, musica e religione. Se vai male pure là, sei proprio un coglione.